Che tipo di persone accompagni? Ma generalmente andiamo sui businessmen, manager, gente d'affari più che altro. Gente d'affari che fa affari, che ha i soldi. Ovviamente. Ma quanti ne ha? Tantissimi, che una persona che si può permettere macchine di questo genere con autista ne deve avere veramente tanti. Un trasporto che è rimasto abbastanza lontano negli anni, alla preistoria. Sono viaggi infernali quelli dei pendolari, è un altro mestiere quello di fare il pendolare prima di arrivare al lavoro e poi per ritornare a casa. Siamo a bordo di un limobus, che altro non è che un pullman di lusso. Esatto, come se fossimo un po' su un jet privato, solo che siamo su quattro ruote. Chi lo usa? Possono essere businessman, top manager, chi ormai si è abituato a muoversi con così nel comfort, nel lusso, eccetera. È difficile poi tornare indietro e riaspettare la fermata dell'autobus. Questo è un settore per pochi e chi viaggia con borse di un certo valore non può naturalmente imbarcarsi su un traghetto dove affollato, dove farebbe fatica eventualmente anche a muoversi.